Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, a grandissima richiesta, oggi voglio farvi un nuovo video sulla Law of Attraction, sulla legge dell'attrazione. Vi linkerò qua sotto nel box informazioni gli altri video che ho fatto sull'argomento, che se non sbaglio sono due, forse tre. Comunque guardate prima quelli perché appunto inizio proprio a parlare per chi non ne ha mai sentito parlare. In questo video invece voglio parlare più nello specifico, quindi se già avete sentito parlare della legge dell'attrazione. Se già avete visto i miei video precedenti, in questo video andremo un pochino più appunto in profondità e risponderò ad alcune delle domande che mi sono state fatte perché ho visto che alcuni punti non sono stati capiti completamente. Vorrei iniziare menzionando una cosa che forse è la più importante. La legge dell'attrazione, che cosa significa? Non significa che noi attiriamo quello che desideriamo. No, noi attiriamo quello che siamo e questa la chiamano legge dell'attrazione, lo chiamano karma, cioè è sempre la stessa identica cosa. Quello che abbiamo dentro, l'energia, ok? Il livello di energia, perché ci sono diversi livelli di energie. L'energia che noi abbiamo dentro, la luce che abbiamo dentro, la esterniamo, la proiettiamo verso l'esterno ed è un po' un effetto boomerang. Quello che noi proiettiamo, noi poi riceviamo. Se parliamo in negativo, lo chiamano karma, si chiama in tanti modi diversi, ma noi lo conosciamo come karma. Se invece riceviamo qualcosa di positivo, la chiamiamo legge dell'attrazione, ma non è nient'altro che una legge universale, e che questi sono ovviamente i miei pensieri e le mie credenze che possono non essere uguali per tutti, però questa legge universale fa sì che tutto quello che noi rilasciamo nell'universo ad un certo punto, non sappiamo quando, ma ci torna indietro. Quindi perché la legge dell'attrazione non funzionerà mai se noi ci concentriamo su quello che non abbiamo? Per esempio, non lo so, io vorrei tanto avere una bottiglietta rosa, non lo so, ho preso la prima cosa che mi è capitata sotto mano per farvi un esempio. Io vorrei tantissimo questa bottiglietta rosa, ok? Io non ho questa bottiglietta rosa. Se io continuo a concentrarmi sul fatto che io non ho questa bottiglietta rosa e continuo nella mia mente a dire quanto mi piacerebbe, vorrei tanto avere questa bottiglietta rosa, ma perché non ho questa bottiglietta rosa? Vedo qualcuno che ce l'ha, lui ha la bottiglietta rosa, io no. Vedete, in questo modo io mi sto concentrando sulle emozioni che provo quando mi rendo conto di non avere una cosa. E questo significa dire all'universo, ok? Io questa cosa non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Mentre quello che dobbiamo fare è sapere, avere l'assoluta certezza, quello che devo fare è avere l'assoluta certezza che questa bottiglietta rosa sarà nelle mie mani a brevissimo. Questa è la grossa differenza ed è per questo che alcuni riescono a metterla in pratica questa legge, ed alcuni no. Perché ci sono quelli che continuano a, e non è, fa è più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, in realtà è estremamente semplice, ma cos'è che ci blocca? Ci bloccano le nostre credenze rimandate, sì, di generazione in generazione, che ci hanno instaurato nella mente che niente di tutto ciò potrà mai accadere, che sono solo pensieri, che sono stupidaggini. E fino a quando noi avremo anche il minimo dubbio che queste siano stupidaggini, non riusciremo a metterla in pratica la legge dell'attrazione. Perché l'universo ti dà quello che tu emani, quello che sei, non ti dà quello che vorresti essere ma che non sei. Quindi se io desidero questa bottiglietta d'acqua rosa, io devo avere l'assoluta certezza e senza alcun tipo di dubbio e l'assoluta consapevolezza che questa bottiglietta rosa a breve sarà nelle mie mani. Quindi se ci concentriamo sul io non ho ma vorrei, quanto mi piacerebbe, eccetera, non funzionerà mai perché continuiamo a concentrarci sulle emozioni negative e sulle emozioni che proviamo perché questa cosa non ce l'abbiamo. Quindi che cosa significa? Quindi che cos'è che dovremmo fare? Dovremmo emanare quello che vogliamo ricevere dall'universo. Quindi
E lo dice anche Eckhart Tolle, se non sbaglio, Eckhart Tolle nei suoi libri, o Stuart Wilde, insomma. Vi ho fatto il video comunque riguardo ai libri che vi consigliavo, anche quello sarà nel box informazioni se non l'avete ancora visto. Se per esempio volete che l'universo vi faccia arrivare delle somme di denaro, magari delle grosse somme di denaro, quello che dovete fare è pensare alle sensazioni che voi avrete quando quelle somme di denaro vi arriveranno, a pensare come stapperete la bottiglia di champagne, magari comprate già la bottiglia di champagne. Questo è esattamente quello che io ho fatto nella mia vita per tutto e quindi posso garantirvi che funziona, ma il fatto è che dovete emanare quello che volete ricevere. Ma il problema e la difficoltà sta proprio nel riuscire a mettere da parte tutte le credenze negative che abbiamo accumulato nella nostra vita e che hanno accumulato le generazioni prima di noi, cioè non esiste niente di tutto ciò, è impossibile, e fino a quando noi avremo questo piccolo piccolo dubbio nella testa che ci dice sì vabbè, la legge dell'attrazione, ha letto il libro, Nicole dice questo nei video, quello dice quello che ne so sul giornale, però in realtà io so che non è vero, vabbè ci provo. E se voi fate così non potrà mai succedere, perché la legge dell'attrazione funzioni, dovete avere l'assoluta certezza e consapevolezza totale che funzionerà, che sta già funzionando. Quando la legge dell'attrazione si mette in pratica, tu non stai lì a desiderare che questa cosa ti arrivi, tu ti prepari per quando arriverà. E un'altra cosa che sbagliano in tanti è continuare a pensare e a ripensarci e quindi a concentrarsi appunto sulle emozioni negative che proviamo, sul desiderio che abbiamo di avere quella cosa. No, è sbagliato. Tra l'altro fuori ragazzi sta grandinando, c'è tipo il diluvio universale, è una cosa incredibile. Comunque dovete concentrarvi su quello che proverete quando quella cosa che desiderate sarà nelle vostre mani, ammesso ovviamente che si tratti di un oggetto, insomma una cosa tangibile eccetera. Altrimenti concentratevi sulle emozioni, sulle sensazioni che avrete quando quello che desiderate ce l'avrete. E un'altra cosa che volevo dire è che molti sbagliano perché continuano appunto incessantemente a pensare e a concentrarsi sulla cosa che desiderano, magari appunto sbagliando, concentrandosi sulla sensazione di non averla piuttosto che sulla sensazione di averla già quella cosa, ok? Però è anche sbagliato continuare a pensare, a ripensarci, perché una volta che noi abbiamo provato le sensazioni che proveremo quando quella cosa ce l'avremo nelle nostre mani, ok? Perché ci arriva. E così funziona, così ve lo posso garantire. Se tu sai che una cosa te la meriti, e questa è un'altra parentesi che devo fare, ma prima, non dobbiamo concentrarci costantemente su quello che vogliamo, su quello che desideriamo, eccetera. Una volta che abbiamo provato le sensazioni, che sappiamo che quella cosa ci arriverà, la lasciamo all'universo, perché è l'universo che fa tutto per noi, non dobbiamo farlo noi, è l'universo che mette in moto tutti gli ingranaggi perché quello che noi vogliamo si avveri. Dobbiamo lasciare, avere la fiducia, e anche qui è più facile a dirsi che a farsi, ma è così che funziona. Se non ce l'avete questa fiducia assoluta, senza il minimo dubbio, la minima perplessità, se ce l'avete questa fiducia, quello che desiderate vi arriva. Perché se avete la consapevolezza che quello che voi desiderate vi sta già arrivando, capite che non può essere in modo diverso. E un'altra cosa che blocca molte persone è il fatto che noi siamo convinti di non meritarci quello che abbiamo e siamo convinti di non meritarci quello che desideriamo. È come se ci autosabotassimo. Cioè, io desidero tanto quella cosa, sì, vabbè, però in fondo, cioè, posso anche vivere senza, non me la merito. Certo, magari nella maggior parte dei casi sono oggetti che quindi senza i quali potremmo tranquillamente vivere, però in questa vita tutte le cose che noi desideriamo possiamo averle, tutto quello che noi vogliamo ce lo meritiamo e dobbiamo auto
convincerci prima di meritarcelo per poi riceverlo davvero, perché anche qui appunto tanti sbagliano in questo, sperano, desiderano eccetera, ma in fondo pensano di non meritarla quella cosa. E se tu pensi di non meritare qualcosa, l'universo non te la manderà, perché sa, sente il fatto che tu non te la meriti. Quindi step by step, le cose da mettere in pratica se vogliamo manifestare qualcosa, perché questo è così che si chiama, manifestare. Quindi prima di tutto la cosa più importante, e anche qui può sembrare facile ma non lo è, dobbiamo essere certi e sicuri di quello che desideriamo. Molto spesso pensiamo di saperlo, ma i messaggi che diamo all'universo sono completamente scombussolati, ok? Quindi, come prima cosa, pensiamo, focalizziamoci esattamente nei minimi dettagli a quello che vogliamo. Altra cosa molto importante, specifichiamo nella nostra mente quando vogliamo che questo accada. E mi raccomando, è molto importante, sempre nei minimi dettagli. Da quel momento in poi immaginiamo come sarà quando la cosa che vogliamo già sarà nelle nostre mani, nella nostra vita, quando già ci sarà successa. Ci focalizziamo sulle sensazioni, le emozioni, la gioia, la felicità che avremo in quel momento. Io penso molto spesso anche alla sensazione che avrò quando dirò per l'ennesima volta è proprio vero che funziona la legge dell'attrazione, quindi io continuo ogni volta a ripeterlo e già mi concentro su quando lo dirò la prossima volta. Altra cosa molto importante che non vi ho menzionato negli altri video, focalizziamoci sul perché desideriamo questa cosa e in che modo potrà rendere la nostra vita più bella, più facile, più felice, più spensierata e quella degli altri. Non deve essere per forza, può essere anche una cosa materiale, ma concentriamoci su come migliorerà la nostra vita e magari ancora meglio quella, anche quella degli altri. Altra cosa molto importante, concentriamoci su quello che possiamo fare giorno dopo giorno perché quella cosa accada. Quindi magari piccole cose, qui è molto soggettivo, dipende tantissimo dal desiderio, dai desideri che avete, però comportiamoci come se quella cosa stesse arrivando, quindi facciamo delle piccole cose, dei piccoli step che la renderanno l'arrivo di quella cosa che desideriamo meno inaspettato. Dedicate del tempo ogni giorno a pensare alle sensazioni che avrete quando quella cosa sarà vostra, solo alle sensazioni, alle emozioni, alla felicità che avrete quando appunto quella cosa sarà già tra le vostre mani, quando sarà già successa. Dopodiché lasciate andare tutto all'universo, quindi va benissimo. Magari appunto quello che faccio io è la mattina quando mi sveglio ringrazio l'universo per tutto quello che ho, per tutto quello che mi dà, non solo per le cose materiali, per tutto, per la salute, per una bella giornata, per il fatto che abito in un posto meraviglioso, per gli amici che ho che mi vogliono bene, a cui io voglio tanto bene, per la famiglia che ho, per tutto. Ogni mattina ringrazio l'universo e prima di andare a dormire invece mi concentro sulle, e bastano 5 secondi, sulle cose che desidero e che so che mi stanno già arrivando, che sono già, sono quasi qua, riesco quasi a sentirle. E poi però per tutto il resto della giornata non sto lì a pensarci, non sto lì a cercare di in tutti i modi eccetera, lascio semplicemente tutto nelle mani dell'universo e lascio che sia lui a lavorare per me. Perché quando desiderate una cosa, l'universo conspira, l'universo mette in moto tutta una serie di cose perché quella cosa vi arrivi. Una domanda a cui voglio rispondere, che mi è arrivata tra l'altro ieri su uno dei vecchi video sulla Law Attraction, e questa domanda, voglio rispondere a questa domanda perché è una domanda che viene fatta spesso, quindi è importante secondo me rispondere. Scusatemi se questo video è un po' all over the place, ma voglio farlo senza uno script, senza delle linee guida particolari, e farlo spontaneamente parlandovi di quello che appunto mi sento di parlarvi, che specialmente su questi argomenti è molto importante essere appunto spontanei e genuini senza avere troppe
troppi schemi, ecco. Allora, il commento è: avrei una riflessione, domanda per il prossimo video. Suggerisci di bloccare subito i pensieri negativi e mandarli via per evitare di manifestare quell'avvenimento negativo? Ma questo vale per tutti i pensieri negativi? Io credo che a volte, pensando male o essendo consapevoli di qualcosa di brutto che ci può succedere, ci proteggiamo e preveniamo cose brutte. Per esempio, se penso ho paura che se torno a casa da sola alle 2 qualcuno potrebbe aggredirmi, allora piuttosto prendo un taxi. Oppure, se mi rendo conto che il mio fidanzato si comporta in maniera sospetta, posso pensare, credo che abbia un amante e magari ci faccio caso e scopro la verità. Bisogna fare una distinzione tra i vari pensieri negativi? Se sì, come si fa? E ancora, come evitare di manifestare qualcosa che temiamo ci possa capitare e a cui quindi pensiamo? Grazie mille per questi video, grazie se risponderai alla mia domanda. Baci, un bacio a te se mi vedi in questo momento. Questa è una domanda che viene fatta spesso ed è, come vi dicevo, pensiamo che la legge dell'attrazione sia talmente complicata, invece è la cosa più semplice e più naturale di questo mondo. Ma mi rendo conto che per chi ne ha appena sentito parlare e per come siamo cresciuti in questa società, tutto ci sembra così strano e abbiamo bisogno di capire come fare per metterla in pratica. Quindi è una domanda assolutamente super comprensibile e appunto che viene fatta spesso. C'è da fare distinzione tra quando io vi dico che bisogna liberare la mente, smetterla con i pensieri negativi, iniziare a trovare quel silenzio nella mente che ci avvicina al mondo spirituale, che ci avvicina all'universo, perché noi siamo talmente chiusi in noi stessi, perché abbiamo la mente sempre piena di pensieri, piena di pensieri. C'è qualcuno che mi segue che riesce a fermare la mente ogni tanto per qualche secondo? Perché è una cosa estremamente difficile da fare, ma quello è lo stato zen, quella è la come dirvi, quello è l'ideale, vivere con una mente sgombra dai pensieri, senza questi pensieri che costantemente ci vengono, con cui noi non dobbiamo immedesimarci, perché noi non siamo i nostri pensieri, noi siamo lo spirito che riesce ad ascoltarli e che riesce a vederli, questi pensieri. Quindi non possiamo essere i nostri pensieri se riusciamo ad osservarli, giusto? Quindi è molto importante, e questa ragazza o ragazzo appunto mi chiede: come faccio? Devo bloccarli subito questi pensieri negativi oppure no? Bisogna fare distinzione tra pensieri negativi costanti che non portano a nulla, che ci fanno solo stare in ansia, ma che non cambierà, ma situazioni che noi non riusciremo a cambiare se pensiamo negativamente oppure no. Quindi non abbiamo nessun controllo su ciò. In quel caso sì, la mente va sgomberata e vanno tolti immediatamente dalla mente. E stessa cosa quando ti rendi conto che ti ritornano, dici no grazie, quel pensiero l'ho già fatto, il discorso l'ho già fatto, adesso basta, perché tanto mi porti solo ansia, pensiero, vattene, ok? Un'altra cosa invece è essere assertivi e pensare al nostro benessere nel momento. Per esempio, tu mi dici: sono le 2 di notte, io so che posso trovare qualche malintenzionato, purtroppo essendo una ragazza sappiamo che non è bello, ma viviamo in un mondo in cui una ragazza la sera deve stare attenta ed è meglio se da sola non cammina. In quel caso, naturalmente, è bene seguire il tuo istinto, perché quello è istinto. Quella non è una cosa su cui tu continui a rimorginare per mesi, mesi e anni e non ha nessun senso farlo perché ti fa solo del male. Quello significa essere assertivi, significa pensare al nostro benessere nel momento, e quindi assolutamente non è un pensiero negativo da allontanare, è una preoccupazione sana e spontanea e genuina che abbiamo per prenderci cura di noi stessi, che è molto molto importante. Quindi è sempre importante fare le distinzioni tra queste due cose. Che cosa giova a me personalmente, quali pensieri mi aiutano nell'immediato e quali invece mi porto avanti da tanto tempo senza nessuna motivazione, e sarebbe invece meglio affidarli all'universo perché se ne prenda cura lui. Quindi è importante appunto capire la differenza tra le due cose. Stessa cosa nelle relazioni. Tu mi dici: magari vedo dei comportamenti strani nel mio fidanzato, magari ha un amante.
Esattamente, questo significa essere assertivi e pensare al proprio benessere. E poi mi chiede come evitare di manifestare qualcosa che temiamo ci possa capitare e a cui quindi pensiamo. Questo è molto tricky, questa domanda. Perché più ci focalizziamo su una cosa che ci spaventa, più ci concentriamo su quella cosa, più noi la attiriamo. Più abbiamo paura di qualcosa, più ci pensiamo, più attiriamo quella cosa. Quindi è sempre bene in questo caso, se abbiamo paura di qualcosa ma non abbiamo nessun tipo di potere per cambiarla, è sempre bene lasciare andare, svuotare la mente e pensare a qualcosa di positivo, i famosi pensieri felici. A quelli dobbiamo pensare e quelli, solo quelli, sono in grado di schiacciare completamente quelli negativi, i pensieri negativi, i pensieri che ci portano paura, ansia, preoccupazione. Pensiamo a qualcosa di felice, a un pensiero felice che abbiamo, e quello sarà in grado di schiacciare completamente gli altri pensieri. E ogni volta che ci vengono in mente, li schiacciamo con un pensiero super positivo, con un, magari un ricordo felice che abbiamo, e poi diciamo all'universo: ok universo, io lascio queste preoccupazioni a te, proteggimi tu. Una cosa che io faccio, non so se ve ne avevo parlato, lo facevo sempre prima di andare a dormire, ma adesso ogni tanto lo faccio così, quando mi ricordo lo faccio. Visualizzo tutto attorno a me. Allora, prima di andare a dormire, visualizzo tutto attorno al letto, lo chiamo la bolla d'amore, no? Io attorno al mio letto visualizzo una luce fortissima, molto spessa, bianca, dorata, di positività, e nella mia bolla d'amore di positività non può entrarci nulla di negativo. Quindi qualsiasi pensiero negativo, forza negativa, energia negativa, io le visualizzo come delle nuvole nere, nuvole scure, tipo fumo nero o comunque grigio, e le visualizzo che vengono catapultate fuori dalla mia bolla di amore, e poi le visualizzo che cercano di rientrare, ma sbattono e vengono rimbalzate sulla mia bolla d'amore. Questo mi aiuta tanto contro gli incubi, questa è una cosa che faccio da tanti anni ormai. E un'altra cosa che invece ho iniziato a fare ultimamente è di visualizzare tutto attorno a me un campo energetico sempre di luce bianco-dorata, che ho imparato a essere la luce, diciamo una luce universale positiva, ok, angelica se vogliamo, e visualizzo questa luce forte intorno a me, e questo mi fa da scudo. Io personalmente mi sento molto io sono molto sensibile e quindi ho bisogno di qualcosa che mi faccia da scudo, perché altrimenti mi immedesimo tanto, sto male per gli altri, a tal punto poi da rimetterci io anche di salute. Quindi una cosa che faccio è appunto creare attorno a me questo scudo, visualizzare attorno a me questo campo di energia che mi fa da scudo, e in quel caso mi aiuta quando magari sono in presenza di persone negative, mi aiuta a comunque in ogni caso a proteggermi e ad essere contornata da questa luce di positività. Quindi questa è un'altra cosa che io vi consiglio e che personalmente mi fa sentire bene immediatamente, già adesso che ne parlo. È molto importante che quando visualizzate qualcosa che vi sta arrivando, ok, non qualcosa che desiderate, qualcosa che vi sta arrivando, non concentratevi sui come. L'universo ci penserà al come. Voi dovete solo concentrarvi su esattamente, nei minimi dettagli, su quello che volete. Alle modalità, al come appunto ci pensa l'universo. Dovete avere la consapevolezza, la certezza e la fiducia di poter lasciare tutto nelle mani dell'universo, ma al contempo avere la certezza e sapere che quello che volete vi sta arrivando. E come fate, un'altra domanda che mi viene fatta spesso è: come faccio a sapere se quello che sto facendo lo sto facendo bene per quanto riguarda la legge dell'attrazione? Allora, è difficile rispondere a questa domanda. L'unica cosa che mi viene da dirvi è: se vi sentite bene, se vi sentite meglio, se vi sentite fiduciosi, pieni di positività, luminosi, quella è la strada giusta, significa che lo state facendo bene. Se avete mille dubbi, mille preoccupazioni,
non lo state facendo bene e dovete rivedere i miei video sulla legge dell'attrazione, ma potete appunto leggere anche i libri che vi ho consigliato nei video precedenti e cercare un attimino appunto di capire in che cosa state sbagliando, perché appunto è tanto semplice una volta che ci arrivate al concetto. Tutto quello che noi siamo energia, ok? Questo è scientificamente provato. Noi siamo fatti di energia, siamo particelle di stelle, ok? Tutto quello che noi, i nostri rapporti, le persone, siamo tutti su livelli di energia. Io mi trovo bene con le persone che sono sul mio stesso livello energetico. Non sto bene con chi è a un livello energetico diverso dal mio. Soprattutto chi ha energie molto più basse, tendo a tipo, ok, va bene, però mi allontano piano piano e me ne vado. Dovete cercare di buttare fuori energie positive e cose positive vi arriveranno. Quindi non solo la law of attraction, perché anzi anche questo fa parte della law of attraction. Cerchiamo di dare più amore nella nostra vita, ok? Sono le piccole cose che fanno la differenza. Non dobbiamo fare, siamo tutti, le persone sono convinte che per migliorare il mondo ci sia bisogno di fare una cosa enorme, un cambiamento enorme, ma non è così. Sono le piccole cose, uscire e sorridere a qualcuno. Voi non sapete l'impatto che quel sorriso può avere su quella persona. Chiamare un amico che pensate possa essere in difficoltà, una telefonata, appunto, un piccolo regalare 2 euro a una persona che ne ha bisogno, che lo chiede. Sono queste piccole cose che migliorano il mondo, perché vedete, se le facciamo tutti, come al solito mi emoziono, mi viene a piangere, scusatemi, se le facciamo tutti diventano cose enormi, se le facciamo tutti diventano gesti giganteschi, ma anche solo un piccolo gesto può essere gigantesco. Pensate, se avete una giornata difficile in cui siete sull'orlo del pianto, quanto vi può aiutare il sorriso di una persona, l'abbraccio di una persona, la carezza di una persona, sentirsi dire ti voglio bene, se tu non ci fossi la mia vita sarebbe... non sarebbe così bella, cioè, eppure dici, ah, sono 3 parole, sì, ma quelle 3 parole fanno parte delle piccole cose che sono in grado di cambiare il mondo. Se non sbaglio lo diceva Gandhi, che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Se noi vorremmo che gli altri fossero così, dobbiamo essere noi i primi ad essere così. E io non sono perfetta, però ci provo, sorrido alle persone, aiuto chi ne ha bisogno, anche se mi può sembrare poco, ma poco ogni giorno, alla fine dell'anno è tanto. E lo sapete che poi mi è capitato e mi è stato detto da alcune persone, lo sai quanto mi hai aiutato con quelle parole, ne avevo tanto bisogno. E io non mi sono neanche resa conto che fossero importanti in quel momento, proprio per questo, che noi dobbiamo dare amore, più amore che possiamo, a noi stessi in primo luogo, perché se non amiamo noi stessi e non riusciamo a prenderci cura di noi stessi, non riusciremo a prenderci cura degli altri. È come sull'aereo, prima la mascherina a noi stessi, poi agli altri, perché se non la mettiamo prima noi non riusciamo ad aiutare gli altri. Quindi la legge dell'attrazione dice anche questo: voi dovete emanare amore e positività, e così riuscirete a ricevere amore e positività. Voi dovete emanare ricchezza, se la ricchezza è quello che volete. Voi dovete emanare appunto gentilezza verso il prossimo, empatia verso gli altri, se questo è quello che volete ricevere. E così funziona la legge dell'attrazione, che è la stessa identica legge enorme universale. Quello che noi emaniamo e diamo verso e proiettiamo verso l'esterno, poi ci ritornerà. E per quanto ho capito e per quanto penso, quello che credo io, ci ritorna 10.000 volte più potente. Quindi se diamo cose positive, riceviamo cose positive. E questo vale anche per i pensieri. Io vi avevo fatto questo esempio di quando io magari non avevo
nulla, per esempio, di costoso, sto parlando di cose materiali, per quanto futili siano e insignificanti nel nostro essere, in quello che siamo davvero, ma per farvi un esempio, perché in questa vita possiamo avere anche cose materiali, tutti ce le meritiamo, tutti, io, ma anche tutti voi che mi guardate, tutti ci meritiamo la ricchezza più totale e ci sono i fondi in questo mondo perché tutti noi diventiamo ricchi, ok? In questo caso sto parlando ricchi di economicamente, anche se è molto meno importante della ricchezza di spirito, ma appunto. E l'esempio che vi facevo, quando io, per esempio, anni fa desideravo tantissimo una Louis Vuitton, ok? Ma quando vedevo una ragazza che aveva la Louis Vuitton, pensavo, è bellissima, le sta benissimo, che outfit stupendo! E spesso sono andata lì e gliel'ho detto, hai una borsa bellissima e ti sta benissimo, complimenti. E così mi hanno anche consigliato, insomma, mi hanno detto dove l'hanno acquistata, perché a Trieste non esiste una storia Louis Vuitton, eccetera, eccetera. Questo per dirvi che non mi focalizzavo sul fatto che loro ce l'avevano e io no. Non avevo emozioni negative di nessun tipo, neanche solo nella mente pensare, ah, quella lì, no, tipo, lei che ce l'ha e io no, 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 perché così avrei, non me ne rendevo conto, mi veniva automatico, non conoscevo la legge dell'attrazione, ma io così avrei allontanato quella cosa perché mi sarei focalizzata sulle emozioni brutte che provo perché non ce l'ho, ok? Quello che dicevo io era. Anch'io un giorno ce l'avrò e già guardando le borse degli altri pensavo quale modello avrei preso e adesso ne ho tantissime, ma appunto queste sono cose materiali. La cosa più importante è proiettare amore, proiettare positività, aiutare il prossimo, non perché ci aspettiamo qualcosa in cambio, ma perché la nostra vita, questo è il. L'obiettivo della nostra vita è dare amore, regalare positività. E perché questo ci aiuta a migliorare noi stessi. Quanto spesso sentiamo dire persone che dicono: da quando ho iniziato a fare beneficenza, so qual è lo scopo della mia vita, da quando ho iniziato ad aiutare gli altri, mi sento una persona diversa, perché si sono rese conto che lo scopo di tutti della vita è aiutare gli altri e emanare amore, perché l'amore è la cosa. L'unica cosa importante che abbiamo è questo, è l'amore verso tutti, anche verso il prossimo, verso chi non conosciamo, verso gli animali, verso la natura. Questo è quello che noi siamo qui a fare, per quanto mi riguarda le mie credenze, e vivo secondo queste credenze. Quindi, se noi emaniamo positività, forza, cose belle ci verranno restituite. Quindi questo è tutto per il video di oggi. Scusatemi appunto se è stato un pochino un mix di cose che mi venivano al momento. Naturalmente in questi video sempre ci tengo a rispondere ai vostri commenti, ma in questi video ancora più del solito, quindi qualsiasi domanda che avete lasciatemela nei commenti, cercherò di rispondere oppure vi risponderanno le mie follower che sono già super ferrati sull'argomento. Quindi spero, insomma, che vi sia piaciuto, spero, fatemi sapere se ne volete altri. Ogni tanto mi piace appunto portare positività e cercare di far passare nel mio piccolo questo messaggio, perché secondo me uno dei miei obiettivi nella vita è anche questo, quello di trasmettere amore, positività, fiducia e solo cose belle, insomma. Quindi, questo è quanto, mia family. Io vi mando un bacio enorme, vi abbraccio sempre forte, 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 forte. E vi aspetto sempre puntuali domani alle 17:30. Ciao!